Ciao, sono il dottor Max. In questo video ti spiego come si cura la quarantena mentale da disturbi alimentari. La quarantena mentale in riferimento ai disturbi alimentari si riferisce al periodo di isolamento forzato o autoimposto in cui una persona con un disturbo alimentare può sperimentare un aumento dei sintomi o delle preoccupazioni relative all'alimentazione e al corpo. La cura della quarantena mentale da disturbi alimentari può essere una sfida, ma è possibile adottare diverse strategie per gestire questa situazione. Consultare un professionista della salute mentale. Se stai lottando con un disturbo alimentare durante la quarantena mentale, è fondamentale cercare aiuto da un terapeuta, psicologo o psichiatra specializzato in disturbi alimentari. La terapia cognitivo-comportamentale, CBT, e altre terapie specifiche per i disturbi alimentari possono essere molto efficaci. Continuare la terapia online. Molti terapeuti offrono sessioni di terapia online, il che può consentire di continuare il trattamento anche durante la quarantena o l'isolamento. Coinvolgere il supporto familiare. Se vivi con familiari o amici, coinvolgerli nel tuo processo di recupero può essere estremamente utile. La comprensione e il sostegno della rete di supporto possono fare la differenza. Mantenere una routine. Cerca di mantenere una routine quotidiana che comprenda pasti regolari e spuntini. La struttura può aiutarti a stabilizzare i tuoi comportamenti alimentari. Evitare trigger. Riduci l'esposizione a contenuti sui social media o in TV che potrebbero innescare pensieri o comportamenti legati all'alimentazione e al corpo. Segui solo fonti positive e di supporto. Utilizzare risorse online. Ci sono molte risorse online, inclusi forum e gruppi di supporto, dedicati ai disturbi alimentari. Questi possono essere un'opportunità per condividere esperienze e ricevere sostegno da persone che comprendono ciò che stai passando. Praticare la mindfulness. La mindfulness e la meditazione possono aiutarti a sviluppare una maggiore consapevolezza dei tuoi pensieri e delle tue emozioni, consentendoti di gestirli in modo più sano. Mantenere un diario alimentare ed emotivo. Tenere un diario può aiutarti a monitorare i tuoi schemi alimentari e i tuoi sentimenti legati all'alimentazione. Questo può essere utile per identificare i trigger e le situazioni che scatenano i sintomi. Fare esercizio in modo sano. Se pratichi l'esercizio fisico, cerca di farlo in modo equilibrato e salutare, anziché come mezzo per controllare il peso o compensare l'alimentazione. Imparare a tollerare l'incertezza. La quarantena mentale può aumentare l'ansia e la necessità di controllo. Imparare a tollerare l'incertezza può essere una parte importante del recupero. Prendersi cura del benessere generale. Concentrati sul miglioramento del tuo benessere generale, compresa la gestione dello stress e la promozione di abitudini salutari. Evitare l'isolamento. Se possibile, mantieni il contatto con amici e familiari tramite chiamate telefoniche o videochiamate per evitare l'isolamento sociale. È fondamentale comprendere che i disturbi alimentari sono condizioni complesse e spesso richiedono il supporto di professionisti esperti. Non esitare a cercare aiuto se stai lottando con un disturbo alimentare durante la quarantena o in qualsiasi altro momento. La guarigione è possibile con il sostegno adeguato e il trattamento appropriato. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero di esserti stato utile, iscriviti al canale e metti un mi piace a questo video, che puoi commentare, raccontando le tue esperienze, offrendo un servizio utile alla comunità. Buon proseguimento, ci vediamo alla prossima domanda esaminata.